Nelle ultime lezioni abbiamo affrontato l'espressione genica. Abbiamo studiato come questa si compone di due step: trascrizione da DNA a mRNA e traduzione da mRNA a catena polipeptidica. Ed abbiamo parlato del codice genetico, il codice che serve alla cellula per tradurre il linguaggio a nucleotidi dell'mRNA nel linguaggio ad amminoacidi delle catene polipeptidiche. Siamo pronti perciò a vedere quali siano gli effetti sull'espressione genica di eventuali errori a carico di un gene, errori nella sequenza del DNA che la cellula deve trascrivere e poi tradurre. Parliamo di mutazioni geniche. Facciamo, prima di tutto, una piccola introduzione sulle mutazioni. Queste sono alterazioni della sequenza del DNA che possono avvenire nelle cellule somatiche, per farla semplice, tutte le cellule del corpo tranne quelle sessuali, o nelle cellule germinali, per farla semplice, quelle legate alla riproduzione. Nel caso delle mutazioni nelle cellule somatiche, la mutazione viene trasmessa solamente alle cellule figlie della cellula mutata, perciò altre cellule somatiche. Ve la ricordate la mitosi? Lezione 37. Nel caso delle mutazioni nelle cellule germinali, la mutazione può essere trasmessa alle generazioni successive, intendo dire ai figli, per via ereditaria. Ve la ricordate la meiosi? Lezione 38. Come vengono eventualmente trasmesse queste mutazioni? Beh, vi consiglio la playlist a tema genetica. Ma veniamo agli effetti delle mutazioni. Se pensiamo alla parola mutazione, ci vengono subito in mente i nuovi mostri. In realtà però le mutazioni possono causare danni, anche molto gravi come i tumori, ma possono anche rimanere silenti o addirittura essere benefiche. Le mutazioni sono infatti alla base dell'evoluzione. Forniscono la variabilità tra gli individui su cui agiscono le forze evolutive. Se non fosse mai cambiato nulla, saremmo rimasti fermi alle origini. Ma torniamo alle mutazioni geniche. L'effetto che una mutazione in un gene, una mutazione genica, può avere sulla catena polipeptidica da esso codificata dipende dal punto in cui la mutazione avviene. E allora, posto che chi mi segue passo passo ha il concetto del codice genetico fresco fresco in mente, analizziamo le mutazioni geniche mettendo sotto la lente di ingrandimento le basi azotate dei nucleotidi che compongono un gene. Dividiamo le mutazioni geniche in mutazioni per sostituzione di base e mutazioni frameshift. Le mutazioni per sostituzione di base sono quelle in cui semplicemente nel DNA una coppia di nucleotidi viene sostituita con un'altra. Le mutazioni per sostituzione di basi possono essere silenti, quando la mutazione nel gene e nel corrispondente mRNA non determina modificazioni nella catena polipeptidica, di senso, quando la mutazione nel gene e nel corrispondente mRNA comporta che un amminoacido venga sostituito da un altro amminoacido, o non senso, quando la mutazione nel gene nel corrispondente mRNA comporta che un amminoacido venga sostituito da un codone di stop. Le mutazioni frameshift sono invece quelle in cui vengono aggiunte o eliminate, tecnicamente delete, una o due coppie di nucleotidi all'interno della molecola del DNA. Ne possono derivare un'alterazione della sequenza amminoacidica o una mutazione non senso con la generazione di un codone di stop prematuro. Perché proprio una o due coppie di nucleotidi? Abbiamo spiegato come il codice genetico si legga a triplette, un codone, cioè le tre basi azotate di tre nucleotidi alla volta. Capite ora che se aggiungo o tolgo uno o due coppie di nucleotidi, cambia completamente la finestra di lettura, il reading frame, e perciò cambia tutto.
ma voglio evitare di riempirvi di parole ed andare sul pratico. Vediamo un po' di esempi, tutti a partire da uno stesso pezzo di DNA che useremo per introdurre i vari tipi di mutazioni geniche. Diciamo che il nostro gene non mutato ha nel filamento codificante, quello uguale all'mRNA tranne che per la sostituzione della timina con l'uracile, questa sequenza. Ovviamente dopo CA ci sono altri codoni perché CA non corrisponde ad un codone di stop, ma per farla semplice prendiamo solo questa parte del nostro immaginario gene. La sequenza dell'mRNA trascritto sarà allora, cercando ogni codone nel codice genetico, avremo che la catena polipeptidica che si ottiene dalla traduzione di questo mRNA è... Partiamo introducendo una mutazione per sostituzione di base che generi una mutazione silente, una mutazione che non modifica la catena polipeptidica. Mutiamo ad esempio la dodicesima base sostituendo un'adenina con una citosina. La sequenza dell'mRNA trascritta dal gene mutato diventa: un'adenina è stata sostituita da una citosina nella terza base di un codone. GCA è diventato GCC. Andiamo a consultare il codice genetico. Entrambi questi codoni codificano per l'alanina. La catena polipeptidica resta perciò invariata e la mutazione viene detta silente. Vediamo ora una mutazione per sostituzione di base che generi una mutazione di senso, una mutazione che cambia un amminoacido della catena polipeptidica. Mutiamo ad esempio la sedicesima base sostituendo una guanina con un'adenina. La sequenza dell'mRNA trascritta dal gene mutato diventa: una guanina è stata sostituita da una adenina nella prima base di un codone. GGA è diventato AGA. Andiamo a consultare il codice genetico. GGA codifica per una glicina, AGA per un'arginina. La catena polipeptidica è diversa, ha un amminoacido diverso. Passiamo ad analizzare una mutazione per sostituzione di base che generi una mutazione non senso, cioè una mutazione che genera un codone di stop prematuro e quindi interrompe la catena polipeptidica prima di quando questa dovrebbe essere normalmente interrotta. Mutiamo ad esempio la 19ª base sostituendo nel DNA una citosina con una timina. La sequenza dell'mRNA trascritta nel gene mutato diventa: nell'mRNA una citosina è stata sostituita da un uracile nella prima base di un codone. CAA è diventato UAA. Andiamo a consultare il codice genetico. CAA codifica per una glutammina. UAA è un codone di stop. La catena viene perciò troncata sul codone di stop derivante dalla mutazione. Viene tradotta una catena polipeptidica più corta di quella normale, che si sarebbe stoppata più in là, in una porzione di gene non mostrata. Rimangono da analizzare le mutazioni frameshift, quelle in cui vengono inserite o delete una o due coppie di nucleotidi. Se vengono aggiunte o tolte una o due coppie di nucleotidi in un gene, la sequenza amminoacidica della catena polipeptidica che viene espressa da questo gene è sempre alterata rispetto all'originale. Cambia infatti la finestra di lettura, il reading frame. Come ricordare? Analizziamo la parola frameshift, slittamento della finestra di lettura. Come detto, una mutazione frameshift può solo alterare la sequenza amminoacidica o dare origine a un codone di stop prematuro e generare perciò una mutazione non senso.
Vediamo ora un esempio di mutazione frameshift che comporta un'alterazione della sequenza amminoacidica. Inseriamo una citosina tra l'undicesima e la dodicesima base. La sequenza dell'mRNA trascritta dal gene mutato diventa: è stata inserita una citosina nella sequenza e questo inserimento ha fatto slittare tutta la finestra di lettura. Da quel punto in poi le triplette non sono più le stesse. GCA è diventato GCC, che come visto prima sarebbe anche una mutazione silente. Ma i codoni a valle della dodicesima base si sono trasformati. Gli originali erano CCA, GGA, CAA. Quelli derivanti dalla mutazione diventano ACC, AGG, ACAA. Gli amminoacidi della catena polipeptidica tradotta dall'mRNA originale in questa parte della catena erano prolina, glicina e glutammina. Gli amminoacidi della catena polipeptidica tradotta dall'mRNA mutato in questa parte della catena sono diventati treonina, arginina e treonina. In più rimane un'adenina che continuerà a modificare il reading frame dei codoni a valle non mostrati nell'esempio. Vediamo infine un esempio di mutazione frameshift che comporta la formazione di un codone di stop prematuro e quindi di una mutazione non senso. Inseriamo nel DNA una timina tra la sesta e la settima base. La sequenza dell'mRNA trascritta dal gene mutato diventa: nell'mRNA l'aggiunta di questo uracile comporta la formazione di un codone di stop, UGA. Gli amminoacidi della catena polipeptidica tradotta dall'mRNA mutato diventano perciò solamente metionina e alanina prima dello stop. La catena polipeptidica è diventata di soli due amminoacidi. Direi che è cambiata. In chiusura ci manca di affrontare il discorso sulle funzionalità di una catena polipeptidica nel caso il gene che codifica per essa sia mutato. Ricordiamo che una catena polipeptidica può essere essa stessa una proteina funzionale o può essere una delle catene polipeptidiche facenti parte di una proteina più complessa. Allora, se la mutazione è una sostituzione di base silente, gli amminoacidi restano gli stessi e la catena polipeptidica non varia. Può quindi ripiegarsi correttamente nella conformazione attiva ed essere funzionale. Se la mutazione è non senso, sia nel caso sia una sostituzione di base, sia nel caso sia una mutazione frameshift, la catena polipeptidica mutata cambia sostanzialmente rispetto all'originale. È più corta. La catena polipeptidica pertanto non potrà ripiegarsi correttamente nella conformazione attiva e non sarà funzionale. Parimenti, nel caso di una mutazione frameshift con alterazione della sequenza amminoacidica, gli amminoacidi della catena polipeptidica cambiano sostanzialmente. La catena polipeptidica non può ripiegarsi correttamente nella conformazione attiva. Se la mutazione è una sostituzione di base di senso, infine, la funzionalità o meno della catena polipeptidica dipende dai casi. La catena polipeptidica potrebbe comunque riuscire a ripiegarsi correttamente ed essere funzionale se il nuovo amminoacido ha caratteristiche chimiche simili all'originale, o anche ad esempio nel caso in cui la sostituzione avvenga a carico di un amminoacido che non fa parte del sito attivo di un enzima. In questi casi la mutazione è detta conservativa. Se il nuovo amminoacido è molto diverso dall'originale, la struttura e la funzionalità della proteina vengono alterate. In questo caso la mutazione è detta non conservativa. Beh, direi che per oggi può bastare. Con l'intero argomento dell'espressione genica e in special modo con le mutazioni geniche, è importante esercitarsi, fare delle prove scrivendo basi azotate a caso e consultando il codice genetico. Spero di avervi fatto capire come muovervi. Se vi sono stata di aiuto, vi chiedo di mettere un like a questo video. Ma
cosa più importante, restate connessi con me e con la biologia iscrivendovi al canale e seguendomi su Instagram. Alla prossima e buono studio!